Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo primo appuntamento di questa lunga carrellata di appuntamenti che li abbiamo denominati Piazzetta Bosso. Piazzetta Bosso racchiude in questo momento un percorso importante, un percorso di senso, un percorso di forte attaccamento a quello che sono, a tutta una serie di, a quella che è una straordinaria figura, qual è Ezio Bosso. Ma in realtà poi svilupperemo una bella riflessione perché a partire dall'appuntamento di stasera, quello della toponomastica, in realtà vorremmo ricordare Ezio in tutto quello che è stato il suo percorso artistico, il suo percorso umano, ma anche nel contempo, come dire, sottolineare la passione civile di Ezio, il collegamento con Sant'Arpino e nel contempo stasera riflettere sul valore anche di questa scelta della Piazzetta Bosso, no? Perché questo percorso di cui poi darò delle indicazioni ulteriori, questo percorso che stasera inauguriamo si concluderà il 28 appunto con l'inaugurazione di Piazzetta Bosso, intestazione. Denominazione avvenuta già da qualche settimana ad opera della giunta comunale del comune di Sant'Arpino, e però svilupperemo anche attraverso il senso della toponomastica di come una comunità, la nostra in particolare, attraverso il toponomastico, non solo vuole rafforzare l'identità con altre scelte che sono avvenute qualche mese fa, ma anche questa capacità di relazionarsi ben oltre la dimensione prettamente locale. E quindi anche una comunità capace di relazioni, capace di una vocazione culturale forte, con quella che è la rassegna pulcinellamente, che appunto prende da questo glorioso passato delle Atellane e in qualche modo si proietta nel futuro. Non voglio dire tanto perché abbiamo degli ospiti importanti. Stasera vado subito a presentare e ringraziare. Abbiamo il sindaco della nostra comunità, che è il dottor Giuseppe Della Versana, abbiamo il consigliere Ernesto Di Serio e poi abbiamo altri prestigiosi ospiti che sono Gianni Cerchia, il professore Gianni Cerchia, amico di Sant'Arpino di vecchia data. Gianni conosco molto bene, abbiamo condiviso tantissime opportunità, tantissimi momenti culturali insieme e poi c'è quest'altro dono di questa bella serata che è la presenza di Nino Daniele. Nino lo conosciamo, un intellettuale raffinato, di recente, ma solo per citare il suo ultimo impegno, assessore alla cultura al Comune di Napoli, ma in realtà sindaco di Ercolano, presidente dell'ANCI, consigliere regionale, insomma. Una bella figura, ma soprattutto un robusto intellettuale, allievo del grande, altro grande amico di Sant'Arpino, pulcinellamente, allievo di Aldo Masullo, che non finiremo mai di ricordare con grande, grande affetto. Ecco, poi si inserirà a momenti anche l'amico Lorenzo Fioritto, con il quale, perché è un tema che lo appassiona molto, Lorenzo, abbiamo organizzato questi bei appuntamenti, per cui avremo molto da dirci e da raccontarci. Io però parto proprio dal sindaco, come è giusto che sia, dall'interpellarlo, io in modo particolare, perché il sindaco ha raccolto questo bel messaggio di dedicare ad Ezio Bosso che ci è stato vicino fino a poche settimane, purtroppo dalla sua prematura scomparsa, è stato vicino a questa comunità, ci ripromettevamo di fare belle cose ancora insieme, purtroppo non sarà possibile, ma in qualche modo la sua presenza nella piazza è un ennesimo segno della sua presenza in questa comunità, farà in modo come dire, da tenerlo ancora per molto con noi in questa comunità. Sindaco, a te la parola per la dovuta introduzione. Allora, buonasera a tutti, buonasera a coloro che ci stanno ascoltando e buonasera a tutti gli amici che sono collegati con me, a Danilo Daniele, a Gianni Cerchia e soprattutto, come dire, grazie infinite al Pio Iori, a Pulcinellamente con cui abbiamo pensato, ideato questa iniziativa in memoria di Ezio Bosso. Noi abbiamo avuto l'opportunità di avere come premio di Pulcinellamente Ezio Bosso e quindi abbiamo
apprezzato e conosciuto questa persona stupenda di un'altissima sensibilità culturale, oltre che musicale, e quindi, come dire, ci è sembrato giusto lasciare un segno nella toponomastica che, come dicevamo, il tema di questa sera della discussione, dedicandogli uno spazio che era in disuso, uno spazio che era stato abbandonato e che abbiamo recuperato in una piazza e che poi magari dopo spiegheremo meglio, da dedicare a Ezio Bosso, perché Sant'Arpino vuole continuare questa grossa tradizione culturale che ci ha sempre visto impegnato a difesa della cultura, dei valori, degli ideali della cultura, anche attraverso la musica, attraverso Ezio Bosso. Quindi io per adesso mi limito a portare i saluti istituzionali dell'amministrazione comunale, che con delibera di giunta ha voluto dedicare questa piazza al maestro attraverso Pulcinellamente, abbiamo avuto l'onore di conoscerlo, per fare in modo che possa essere da stimolo a tantissime, alle nuove generazioni, e soprattutto vuole essere un segno di riconoscimento e di gratitudine nei confronti di una persona che ci ha lasciato come maestro Bosso e che tanto ha fatto per la musica e per la cultura. Grazie sindaco, grazie per questo intervento, soprattutto grazie per questo gesto che ha un alto valore simbolico, come avremo modo anche poi di sviscerare attraverso le riflessioni che da qui a poco si succederanno. Io però continuo con la parte istituzionale, c'è Ernesto Di Serio. Ernesto, anche da assessore ai lavori pubblici, oggi non lo è più, è consigliere delegato, però continuate a seguire le fasi di anche di riqualificazione di questo spazio, come diceva il sindaco, che oggi è uno spazio molto bello, ci sono giostrine, ci sarà la presenza costante e quotidiana dei bambini. Ecco, questo ci dà anche l'opportunità subito di ricordare l'impegno forte di Ezio Bosso attraverso l'associazione Mozart 14 per i bambini, in particolare di quelli ammalati, di quei reparti oncologici. Da questo punto di vista Ezio si è speso molto attraverso l'associazione Mozart 14, per cui bella la presenza di giostrine, bella la possibilità di questi bambini, di questi ragazzi che frequenteranno questo spazio, e di familiarizzare con questo nome e di approfondirne la conoscenza, il valore, soprattutto la grande testimonianza umana, culturale, artistica, civile. Ernesto, a te la parola. Sì, grazie, ringrazio tutti chi ci sta seguendo, il sindaco che mi ha preceduto nei saluti e gli ospiti che interverranno, il compagno professor Gianni Cerchia, l'ex assessore alla cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, e un caloroso saluto a te figlio, perché hai organizzato una serie di eventi di spessore alla memoria del compianto maestro Ezio Bosso, e grazie soprattutto perché ci dai l'opportunità di parlare stasera del valore della toponomastica. Quello che mi ha colpito molto è il sottotitolo di questo evento di stasera: i nomi di luogo tra storia, cultura ed identità. Ecco, è importante ricordare la storia di questo spazio che tra pochi giorni sarà inaugurato come piazzetta Ezio Bosso, uno spazio degradato ed abbandonato, quello che si potrebbe dire un non luogo, uno spazio senza identità, e che oggi, grazie alla buona politica e alla cultura del progetto, diventa un luogo con una propria identità, uno spazio che viene restituito alla collettività, un esempio pratico di come da una criticità possa nascere un'opportunità. Ecco, questo è quello che per noi significa fare politica. Ottimo, grazie Ernesto, ottimo per questo tuo bell'intervento. Allora, ho presentato già Lorenzo. Lorenzo, è un amico di Sant'Arpino, non è di Sant'Arpino ma della comunità limitrofa, ormai sta quotidianamente qui a Sant'Arpino, si prodiga. Lorenzo, oltre ad essere un docente universitario, è un critico musicale, insomma, ha tante qualità. Però con Lorenzo abbiamo spesso riflettuto, al di là di questo momento che poi calza a pennello, Lorenzo, sul valore della toponomastica, su una serie di idee, di cose, che vorrei che in qualche modo fosse questa tua riflessione, che è stata sempre la nostra conversazione privata, diventasse anche una conversazione pubblica, no? Sì, grazie. Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, a te, buonasera al professore Cerchi, ad Ernesto e a Nino, che conosco da tantissimo tempo. Ciao Nino. Allora,
Intanto l'idea era questa, a me vi dico subito com'è nata, come mi nacque, di cui poi abbiamo discusso con te tante volte. A Napoli andavo all'università, c'è la stradina prima dell'università, si chiama Via Antonio Tari, filosofo, anno di nascita, anno di morte. Io non conoscevo Antonio Tari quando andavo all'università. Per dire che cosa? Che no, vedo da tanti anni, però mi sussiede il dubbio quando vedo da tanti anni nelle nostre strade delle targhe di toponomastiche, delle targhe di strade, per cui non c'è neanche il nome proprio della persona, semplicemente via G. Carducci, via G. Pascoli, via G. D'Annunzio, via Chiacchio, via qualcosa, senza data di nascita, proprio, praticamente sono proprio dei tag. Neanche una buona morte hanno fatto, una buona, come dire, una buona rilancio del nome dell'identità. Questo che cosa voglio dire? E invece i nomi sono importanti, i nomi delle strade ritengo siano importanti perché in qualche modo sono anche parte della storia locale, e della storia nazionale, e della cultura nazionale, e della cultura locale. Nomi di sindaci passati, nomi di personaggi eminenti che nessuno ricorda più se non attraverso quelli. Anche i nomi dei grandi poeti, spesso io ho visto in un paese del Casertano una cosa tipo via Cesare, qualche cosa che, non, che voleva essere Cesare Pavese, ma non era Cesare Pavese, era stato scritto proprio con uno spelling male. Quindi invece io ritengo che nome e cognome della persona, funzione che ha avuto, il ruolo che ha avuto nella comunità locale o nazionale, poeta, scrittore, filosofo, sindaco, cittadino, emerito per qualunque cosa. Questo aiuti, come dire, una comunità a sentirsi in qualche modo partecipe. Quando passiamo sull'asse mediano noi vediamo un mare di cemento, in cui non c'è una distinzione tra un comune e l'altro, tutto un mare di cemento. Come dire, solo a segnalare il nome del luogo di riferimento, il campanile o la cupola, come la bellissima cupola di Sant'Amaro di Crumonevano, che mi segnala in quel mare di cemento che là c'è Crumonevano, c'è il mio luogo di nascita. Ecco, in qualche modo abbiamo, soprattutto in questi tempi di globalizzazione selvaggia e oscura, abbiamo bisogno anche di punti di riferimento che siano anche i nomi delle strade, ma spiegati e detti in un certo modo, che aiutano una comunità a riconoscere e ricordare se stessa. Anche un ripasso scolastico, come dire, no? Carducci, mo magari molti non ricorderanno neanche più, si chiamava Giovanni o Giosuè, che era poeta, filosofo, letterato e cose del genere. Quindi, in qualche modo, l'idea della toponomastica come punto di riferimento centrale, non solo come tag per segnalare, non è come New York, quinta strada, settima strada, 190esima Avenue. Noi abbiamo un luogo, una storia, una memoria e un futuro anche da dare ai giovani attraverso queste radici importanti, secondo me. Grazie Lorenzo, grazie. Sì, effettivamente insomma, ci avviciniamo sempre più a questo senso importante della toponomastica. Il ruolo, leggevo prima, no? Mentre tu parlavi, il ruolo dei toponimi nella consapevolezza che essi spesso rimangono gli unici documenti della storia globale, in grado di informarci sugli spazi vissuti, sui generi di vita e strutture sociali. E poi un'altra cosa che pure proprio nel caso specifico rispetto a Ezio, oltre la toponomastica, in questo caso l'ha scelto, oltre un modo per ricordarne, come dire, il suo pregio artistico, come dicevo, culturale, ma è bello anche per sottolineare quelli che sono i rapporti materiali e culturali con l'esterno di una comunità, no? Perché è ovvio, spesso c'è l'intestazione della personalità locale a cui giustamente si dedica una strada, un luogo e così via, e quindi si rafforza attraverso la toponomastica il senso di identità. Ma così come in questo caso, e l'abbiamo fatto anche per altre cose, per altre personalità, si sottolinea questa capacità di uscire oltre il confine, no? Della comunità, rispettando quella che è una vocazione culturale, perché tutto nasce pulcinellamente e, come già dicevo prima, ha il senso ovviamente di valorizzare e promuovere quello che è,
quella che è un'antica tradizione storico-culturale del luogo, per cui tutto ritorna sul piano dell'identità e soprattutto sulla vocazione di uscire al di fuori, siamo ormai nella società globale. Ecco, di queste cose mi piace che riflettere, che sia Gianni, no? Un po' in qualche modo a proporci una sua riflessione. Lui, Gianni, tra l'altro, è un docente di storia contemporanea. Anzi, consentitemi di rivolgere pubblicamente anche due auguri all'amico Gianni, lo facciamo. È notizia di pochi giorni fa della sua nomina nel CDA della Reggia di Caserta, no? Che è il grande monumento che caratterizza questa provincia, no? E nel contempo anche la sua nomina a professore ordinario dell'Università del Molise, per cui colgo anche l'occasione, vogliamo l'occasione per fargli gli auguri. Gianni, a te la parola. Intanto per incominciare grazie per gli auguri, insomma. E grazie anche per questo invito, organizza sempre delle cose molto interessanti. L'ultima volta abbiamo presentato un bellissimo libro a Pignataro e come al solito si ripropone con questa sua capacità di cogliere alcuni punti importanti della nostra riflessione, perché io sono molto d'accordo con Lorenzo Fiorito, cioè il tema delle strade della toponomastica non è un dato marginale, non è una questione che è quasi un lusso che una comunità si può permettere per abbellire le proprie strade, il proprio circondario, è qualcosa di molto più profondo, insomma. E quando, dopo che il Pidio mi ha invitato, stavo riflettendo anche da storico, perché la prima domanda che ti viene in mente sono le radici di un processo, no? Quando è che abbiamo incominciato a nominare i nostri luoghi? Ed è complicato, perché in realtà non lo sappiamo, perché è un processo antico, è legato alla scelta di insediarsi, no? Il genere umano ha una condizione itinerante, come ha scritto qualcuno, il genere umano ha i piedi, cammina, no? lascia l'Africa a un certo punto e diventa una specie che colonizza il resto del pianeta, poi a un certo 10.000 anni fa decide di assumere un atteggiamento stanziale, la rivoluzione neolitica, quella dell'agricoltura, e il nominare i luoghi probabilmente inizia in quel momento, un modo per rassicurarsi, per governare quell'insediamento e anche per organizzare la stessa stanzialità. Le strade sono elemento organizzativo di questo insediamento, e nominarle significa in qualche modo rendere questo insediamento un dato dentro quali c'è una certa certezza di muoversi in un certo modo, dove appunto si viene rassicurati, no? da questa geografia umana, perché questo è il punto. Le strade, la scelta dei nomi, dei luoghi, il modo in cui non nominiamo solo le strade, ma anche un certo particolare punto, no, della nostra città, è il sostituirsi dell'uomo alla natura, è in qualche maniera un elemento di giustificazione, di elaborazione della presenza umana su un certo territorio. Inizia così. Dopodiché diventa anche ancora più importante con il passare del tempo, quando termina la rivoluzione neolitica, quando in qualche maniera al modo di produzione agrario si sostituisce la rivoluzione industriale, siamo nel cuore del Settecento, c'è quel rivolgimento che cambia le ragioni della politica, della sovranità, dove non è più per grazia di Dio, ma dove è la comunità umana, no, che si insedia al centro dell'espressione del potere, dove le ragioni dello stare insieme non dipendono più da un reggitore, non si appartiene a un potente, bisogna cercare le ragioni profonde che dal basso giustificano questo stare insieme. Ecco, il dare i nomi e i luoghi dove si vive diventa uno dei motivi principali per produrre senso e identità. La ricognizione sulla propria storia dal Settecento in avanti non è più soltanto la ricerca antiquaria, è qualcosa di molto più interessante, di molto più importante, che ha molto più legame con le ragioni del potere e dell'identità, sia individuale che collettiva. No? È la ricerca dei motivi per cui siamo insieme, e i nomi che noi diamo ai luoghi dove viviamo riassumono visivamente questa elaborazione intellettuale. Lo stare insieme della modernità non si vede, è uno stare insieme simbolico, è un sentimento di appartenenza,
I monumenti, la monumentalizzazione della politica, ma anche il nominare le strade, è un modo per incarnare, insomma, tradurre in pietra, no? Concretizzare, rendere visibile questo sentimento che invece altrimenti può essere solo percepito attraverso i sentimenti. Jorge Mosse ha scritto un bellissimo libro alla metà degli anni 70 intitolato La nazionalizzazione delle masse, che racconta la storia di questo farsi, di questa nuova politica che attraversa la modernità, di come i monumenti diventino lo spazio sacro della nazione, dove è vero nel Novecento la parola nazione ha subito diversi rovesci, ma all'inizio dell'Ottocento ha un valore liberatorio, ha un valore unificante, è il simbolo del capovolgimento della piramide del potere, no? È il simbolo della liberazione quantomeno degli europei che inventano la categoria della nazione, una nuova giustificazione dello stare insieme. Questa idea di nazione vive attraverso un culto, diventa una religione laica e trovi i propri spazi intorno ai luoghi che nominiamo come importanti per la nostra identità, che riassumono la nostra identità, appunto primi monumenti intorno ai quali si costruisce una sorta di spazio sacro celebrativo dove festeggiamo le grandi ricorrenze che ci interessano, ma poi le strade che sono un'estensione diffusa di questa percezione appunto di religiosa dello stare insieme, di questa identità che iniziamo a coltivare come la fonte della nostra sovranità e della nostra libertà. Non è cosa di poco conto, no? Viene in mente una bellissima poesia di George Luis Borges, no? Le strade di Buenos Aires, in cui lui accosta l'idea delle strade a tre parole fondamentali, non me la recito, vi prometto, però lui utilizza tre concetti fondamentali. Le strade sono le sue visce, le strade di Buenos Aires, no? Le strade della sua città sono le sue viscere, ma sono anche la patria, quindi non sono soltanto le viscere individuali, sono il legame collettivo. E dice, poi termina la poesia dicendo: spero che nei miei versi emergano, si rivedano, si ritrovino quelle bandiere, che è l'elemento simbolico fondamentale per rappresentare questo ethos collettivo della modernità. Non è un caso che nella legge ancora vigente si dia un ruolo, per esempio, agli istituti di storia patria, no? Per vagliare le proposte di cambiamento toponomastico. Ha un senso, ha una logica, ha un'importanza, ha un peso che non va sottovalutata. Oggi siamo ancora impegnati spesso in questioni che ci sembrano marginali per il cambio di strade che appartengono a stagioni e a memorie di epoche lontane. C'è una recente polemica che ha riguardato la comunità di Verano Patenora, una strada intitolata ancora a un gerarca come Bottai. E poi ci sono altre cose che passano un po' sotto silenzio. Benafro, dove passo ogni tanto per quando non faccio la bretella, insomma, per andare verso Campobasso all'università, che ha una delle strade principali intitolata addirittura a Vittorio Emanuele III, no? Il re che firma quella vergognosa legislazione razziale votata all'unanimità dalla Camera del Regno d'Italia in quell'autunno, triste autunno del 1938. Quindi è argomento incandescente, non è un fatto a mano, non è una cosa che possiamo permetterci di dimenticare. L'Università di Bari qualche anno fa scopre che aveva intitolato l'Università Benito Mussolini, anche se la cosa era caduta nel dimenticatoio, e per in qualche modo sancire, pagare anche un prezzo a quella terribile scelta e alla necessità di aprirsi a un nuovo orizzonte, cambia la titolazione dedicando l'Università giustamente ad Aldo Moro. No? Non è casuale, non è un fatto di poco conto, è un fatto che invece ha grande significato e che credo renda merito e renda anche giustizia a tutta una serie di scelte che abbiamo fatto. Io credo che la decisione che il Comune di Sant'Arpino ha assunto di dedicare un proprio luogo ad Ezio Bosso sia in questo solco qui, e sia una decisione largamente condivisibile, perché Ezio Bosso ha legato una parte della sua esperienza di vita, della sua esperienza culturale alla comunità di Sant'Arpino, e perché la comunità di Sant'Arpino giustamente rivendica
come dire, un cambiamento, un mutamento della sua stessa identità, della sua memoria, quindi anche della, che memoria non è mai semplicemente un problema del passato, è anche un progetto per il futuro, e quindi è un auspicio che, come dire, di utilizzare, di, come dire, incamerare, impreziosire la propria identità anche grazie a questa comunanza, a questo contributo di Bosso, affinché non sia solo un ricordo, ma un elemento progettuale, una bussola per il futuro, affinché Sant'Arpino, ma più in generale la nostra provincia, le nostre comunità del Mezzogiorno, facciano sempre di più riferimento a queste grandi personalità della cultura che ci aiutano a riscattare le tante cose complicate, a volte sbagliate, o comunque le sfide difficili che stiamo affrontando e che ci attendono di qui ai prossimi anni. Grazie, grazie Gianni, grazie davvero, molto bello questo, la tua riflessione veramente molto molto bella, complimenti, grazie. E, vabbè, poi commentiamo alcune cose molto belle che hai detto, consentitemi anche nel mio ruolo di organizzatore di ringraziare intanto chi ci sta seguendo, vedo soprattutto la rete delle associazioni, no? questo momento promosso dal Comune di Sant'Arpino e da Pulcinella Mente e condiviso con una serie di associazioni, da quelle musicali del posto, le scuole, già facevo riferimento all'associazione Mozart di, fondata da Claudio Abbado, che Mozart 14 di Bologna, che ringraziamo per il forte contributo. C'è il Festival Francesco Durante, ho citato già l'Istituto, la Proloco di Sant'Arpino e altri. Consentitemi di ringraziare, perché uno degli elementi fondamentali è questo percorso comune di condivisione all'insegna di valori e di elementi e di grandi riferimenti, come può essere appunto, come diceva Gianni, la scelta di dedicare una piazza al suo Bosso diventa non solo o limitatamente memoria, diventa anche elemento progettuale, e noi questo lo facciamo insieme agli altri. Un ringraziamento mi sia consentito anche alla famiglia Bosso, che ci sta seguendo, ci stanno seguendo, in particolare a Tommaso, che è il nipote di Ezio e che in qualche modo sta portando avanti come dire, il pensiero, l'eredità di Ezio Bosso. Con lui avremo occasione di incontro in questi giorni, per cui scusatemi queste parentesi, ma sono davvero dovute e soprattutto sentite. Allora, di questa esperienza pubblica parliamo di amministratori, in questo caso Sant'Arpino, illuminati, ma viva Dio, ci sono tante belle esperienze di amministrazioni e di amministratori illuminati. Uno di questi, il riferimento, Napoli è il riferimento assoluto in Campania e direi anche uno dei riferimenti importanti come città in Italia. Ecco, uno di questi amministratori illuminati è, come dire, è Nino Daniele, no? Perché è una persona, come dire, dalle alte qualità morali e culturali, sottolineo anche morali, perché ricordiamo la bellissima esperienza di Ercolano, dove lui è stato sindaco, un'esperienza forte di grande impegno e soprattutto di grande contrasto al malaffare, alla criminalità, eccetera, eccetera. Quindi, veramente Nino viene da questo tipo di impegno, da un impegno forte, da un impegno sul campo, figlio di un operaio che si è formato con un maestro straordinario come diceva Aldo Masullo, ha frequentato, è stato parte dell'esperienza Valenzi, no? Del sindaco, un altro sindaco straordinario della città di Napoli, e poi ha proseguito, uomo grande delle istituzioni. Non da ultimo faccio riferimento, ripeto, in ordine di tempo, a questo importante impegno presso il Comune di Napoli in qualità di assessore alla cultura. È stata una parentesi di impegno straordinaria, molto molto bella, e tra le tante iniziative che Nino ha avuto modo di attivare o di riattivare in qualche caso, favorendo soprattutto il turismo, la venuta, insomma, c'è stata anche quella del recupero di molti spazi e soprattutto di dedicare questi spazi a delle figure straordinarie, che fossero dell'impegno di Napoli, che fossero figli di Napoli e non, mi ricordo le rotonde
la famosa esperienza delle rotonde recuperate al Vomero e dedicate a Sergio Bruni, Roberto Mulo, Rocaro Soni. Mi ricordo di Salvatore Di Giacomo, la targa apposta presso la sua abitazione. Insomma, c'è un elenco, per fortuna, abbastanza consistente di questa. Nino, allora, tu ovviamente dall'alto della tua esperienza amministrativa e soprattutto delle tue qualità culturali ti abbiamo voluto coinvolgere, soprattutto conosciamo la tua da grande discrezione umana e soprattutto la tua generosa disponibilità, quindi grazie e soprattutto a te la parola. No, sono io che ringrazio voi, ringrazio te, sono felice di questo invito, sono molto contento di trascorrere questo tempo con voi. Innanzitutto devo dire che ovviamente apprezzo, lo sai, il lavoro di animazione culturale che tu fai con una generosità veramente impagabile. Devo dirti che io trovo geniale il nome dell'associazione Pulci nella Mente. Hai ricordato Aldo Masullo. Quando abbiamo dato la cittadinanza onoraria a Aldo Masullo, in uno degli ultimi anni della sua meravigliosa vita, interamente dedicata alla filosofia, alla cultura, alla formazione delle nuove generazioni, un giornalista gli chiese: professore, ma qual è il napoletano che le è più simpatico? E Masullo rispose: Pulcinella. Fece un paragone stupendo tra Pulcinella e il dio Eros, sostenendo che avessero gli stessi, che il dio Eros e Pulcinella avessero gli stessi natali, gli stessi genitori. Come sapete, dio Eros era figlio di Poros, l'espediente, e la mancanza, la penuria, diciamo, che lo spinge. Da questi due genitori viene fuori il dio Eros. Ecco, Pulcinella in qualche modo aveva questi stessi tratti del dio Eros, che poi è per tante ragioni. Tra l'altro, questa genealogia del dio Eros sta in uno dei testi letterari e filosofici più belli, forse il più bello in assoluto, che si occupa di amore, che è il Simposio di ogni tempo dell'umanità, che è il Simposio di Platone. Quindi in qualche modo avere trovato questa traduzione, diciamo così, questo continuo riferimento al fatto che quella presenza è anche il sintomo di un'inquietudine che ci deve sempre animare, lo trovo veramente un fatto di straordinario interesse. È un fatto ovviamente di forte radicamento, cioè di forte attaccamento alle radici, al luogo da cui si proviene, appunto da dove ci sono i propri natali. Noi abbiamo fatto, sì, ci siamo molto impegnati sulla toponomastica, abbiamo fatto molto lavoro sulla toponomastica, sulla memoria, sull'identità. Lo ritenevamo necessario in un momento in cui attraversavamo un tempo che segnato, diciamo, da pensieri dominanti, e da condizioni sociali, della vita sociale, molto segnati da quelle che noi chiamiamo le lacerazioni, le solitudini, no? La perdita dei legami. Ecco, era necessario ricostruire un idem sentire, un comune sentire della nostra città e della nostra comunità, ricostruire anche un suo orgoglio, un forte senso della grande universalità della cultura di Napoli e delle sue profondissime relazioni con il mondo intero. Non a caso noi diciamo che Napoli è una città mondo, nel senso che Napoli appunto è stata
contrassegnata dalla presenza di tante civiltà che hanno attraversato il nostro Mediterraneo e di tanti protagonisti della storia, della cultura, in ogni forma del pensiero e dell'espressività artistica. E poi ci sembrava in questo modo anche di sottolineare un tratto di Napoli. Qui vorrei ricordare, per esempio, un tratto di Napoli che è una grande città europea, il carattere europeo di Napoli. Io ho fatto sempre riferimento a George Steiner, che ha scritto un bellissimo libro sull'Europa, in cui George Steiner sostiene che l'Europa è nata nei caffè. Ecco, perché nei caffè si filosofeggiava, si discuteva, si dipingeva, si scrivevano poesie, si scriveva musica, si organizzavano rivoluzioni. Quindi l'Europa, secondo l'Europa moderna, secondo George Steiner, è nata nei caffè. E lui faceva un paragone, per esempio, con gli Stati Uniti d'America, e diceva: negli Stati Uniti d'America le strade non hanno nomi, hanno numeri, cioè la quinta strada, la terza strada, è una vocazione tipica di noi europei, diceva Steiner, di dare un nome alle strade, alle piazze, cioè ai luoghi che noi attraversiamo. E tra l'altro, diciamo, lui sosteneva che un altro tratto che ci contraddistingue è quello del camminare, cioè gli europei camminano. E questa tesi di Steiner io l'ho sentita molto riecheggiare in un grande filosofo del nostro tempo, scomparso di recente, un grande meridionalista come Franco Cassano, appunto. Chi di voi conosce, se, insomma, è un testo che consiglio sempre, quello sul pensiero meridiano. Franco Cassano sosteneva che noi dobbiamo, appunto, che il passeggiare, il camminare è una delle caratteristiche che non dobbiamo perdere, che in questo isolamento in cui siamo spinti da varie ragioni, questa solitudine, diceva Masullo, non siamo mai stati così disconnessi nel momento in cui siamo più iperconnessi. Ecco, dobbiamo riprendere questo camminare, quindi questo indugiare, questo sostare, appunto, anche davanti a un nome scritto, appunto, su una lapide che è il toponimo di una strada, di una piazza. E quindi attraverso di questo ricostruire la nostra memoria, avere questa idea forte del passaggio tra le generazioni, dei legami tra le generazioni. Io faccio sempre riferimento a un apologo di Luciano De Crescenzo, che credo sia uno dei suoi più famosi, quello in cui sostiene che il tempo non esiste. Fa questa lezione di filosofia a Benedetto Casillo e un altro bravissimo attore napoletano, in cui dice: il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora, e quindi neanche il presente c'è, perché come potrebbe esserci una cosa che fra due cose che non ci sono? Quindi mi sembra, diciamo, volgendolo, diciamo, in positivo, non come teoria sul fatto che il tempo non esiste, come possiamo immaginare che il presente abbia un senso se siamo senza memoria, soprattutto se la memoria, come diceva Gianni Secchia, e colgo anch'io l'occasione per rivolgergli un affettuoso saluto e complimenti per il suo lavoro intellettuale e civile. Presente senza memoria e senza capacità di progettare il futuro non esisterebbe, o comunque avrebbe scarsissimo senso. Quindi il lavoro sulla toponomastica è un lavoro molto importante. Quindi io mi complimento con l'amministrazione di Sant'Arpino, con il sindaco, con Lorenzo, con Ernesto. Voi avete dimostrato che cosa? Secondo me è un altro aspetto molto importante da sottolineare in questo nostro tempo: l'amicizia. Perché voi avete consolidato, anche se adesso solo in questo segno di memoria, il rapporto con una persona straordinaria che le aveva dato a sua volta un segno di amicizia, no? Io immagino che ognuno degli 8200 comuni italiani avrebbe voluto ospitare una persona così straordinaria come Ezio Bosso. Quindi lui è stato con voi
ha donato, credo, veramente dei momenti importanti alla vostra comunità, quindi un gesto di amicizia, appunto, un legame che si è stabilito e che poi si è consolidato nel tempo grazie all'associazione e al Pidio, e che ora frutta altri momenti di incontro, di riflessione, di costruzione della memoria, dell'identità e anche un po' di orgoglio, perché è giusto avere orgoglio nelle proprie comunità e nelle proprie radici. Quindi tutto questo credo che sia un lavoro prezioso, importante, e va dato merito e atto a chi appunto sa che è un lavoro anche difficile. Io lo dico sempre, noi non dobbiamo immaginare che lavorare sulla memoria sia una cosa pacifica, sia una cosa neutra, sia una cosa tra virgolette pacificante. La memoria è anche un luogo di conflitti, no? Di conflitti tra i valori, tra i conflitti, anche rendere onore o scegliere ciò che vogliamo onorare è una scelta, quindi richiede una discussione, un dibattito, un confronto, quindi una polemica a volte, perché no? Però è attraverso di ciò che una comunità cresce, che appunto acquista nuova consapevolezza di sé, cambia, si modifica pur nel senso del cammino storico, che è una cosa che non possiamo che percorrere insieme, diciamo. Più che mai mi sembra di poter dire che il senso della toponomastica sta proprio in questo messaggio, diciamo, che nessuno si salva da solo e abbiamo bisogno di persone che ci aiutino e che siano a disposizione degli altri, e attraverso ciò si fanno onore nel senso giusto della parola e gli altri gli riconoscono il ruolo svolto non solo nel proprio interesse, ma nell'interesse più generale, che è il valore più importante. Quindi complimenti, grazie di queste iniziative, spero che sempre di più questo sia un lavoro che aiuti a riconquistare coscienza storica, consapevolezza e importanza delle radici e dello stare insieme democraticamente, lavorando tutti per il bene comune. Grazie, Nino, veramente grazie. Grazie per le belle parole, per la profondità del tuo messaggio, la tua testimonianza, che resta sempre un grande riferimento per tutti noi. Io ripartirei dal sindaco, nel senso vorrei che il sindaco, che ha fatto appena un saluto, tornasse ai microfoni, anche che spesso è stato chiamato in causa il ruolo, appunto, il ruolo della comunità, oppure il beneficio della comunità attraverso la toponomastica. Ecco, sindaco, tu che sei l'espressione più alta. Voglio, diciamo, aggiungere a queste riflessioni, diciamo, molto bello che ho ascoltato, anche la mia riflessione. Io penso che la toponomastica sia, diciamo, l'azione più politica che può compiere l'amministrazione comunale. Fare l'amministratore comunale, fare il sindaco, fare l'assessore nelle realtà come le nostre è durissimo. Abbiamo problemi davanti immensi tutti i giorni, quotidiani, sociali, economici, di problemi, diciamo, anche di ordinaria amministrazione, dalle lampadine alle caditoie alle strade. Però, diciamo, io mi sento politico e sento di volare un attimo più in alto quando, diciamo, mi dedico a queste iniziative come quelle di questa sera, che sono legate alla toponomastica. Proprio la toponomastica, cioè la possibilità di dare dei nomi alle strade, come dire, da più forza all'amministratore, l'amministratore diventa politico. Cioè tu, oltre a preoccuparti della strada che sia, diciamo, asfaltata e che sia illuminata e che abbia un servizio igienico adeguato, quando devi preoccuparti di dare un nome a quella strada, ecco che tu svolgi un'azione politica con la P maiuscola. Cioè effettivamente diventi, come dire, la guida di una comunità. Noi a Sant'Arpino abbiamo lavorato moltissimo sulla toponomastica. Io ho fatto l'amministratore, il sindaco anche in altri 20 anni fa, e ci sono tornato adesso, e con Alpidio anche come assessore, oggi con questa squadra di assessori, e devo dire che sulla toponomastica abbiamo lavorato moltissimo. Noi, per esempio, abbiamo dedicato una strada alla lira italiana, quando passammo dalla lira all'euro, proprio per ricordare che c'era una moneta in Italia che si chiamava la lira,
e su questi molti ragazzi che abitano adesso in quella strada si domandano che cos'è la lira, avendo oggi conosciuto, sono nati nel periodo dell'euro. Abbiamo dedicato una piazza a Nicola Romeo al confine con Sant'Antimo, perché come sapete Nicola Romeo è stato il fondatore dell'Alfa Romeo ed è nato a Sant'Antimo, nel comune con cui noi confiniamo, e noi dedicammo una strada. È nato un quartiere nuovo a Sant'Arpino negli ultimi anni e abbiamo voluto con l'amministrazione dedicare la strada principale alla la regina Sancia da Ragona, che è la regina, diciamo, che ha dedicato quel territorio, che donò quel territorio a Sant'Arpino. Abbiamo fatto in modo che la strada principale di quel quartiere fosse dedicata a questa regina, che è legata alla storia di Sant'Arpino per questa donazione che fece, e fosse dedicata a tutte le donne più importanti italiane: Rita Levi Montalcini, Matilde Serao, Grazia Deledda. Abbiamo fatto in modo che queste strade fossero dedicate a delle donne, perché poi la toponomastica, rispetto, diciamo, alle donne, è un passo indietro. Ecco, quindi la politica assume il ruolo, la funzione di politica, quando decide di dedicare un intero quartiere, che era nato da poco a Sant'Arpino, a tutte le donne più importanti d'Italia, recuperando un gap che era enorme, perché come si è detto, l'onomastica per la stragrande maggioranza è dedicato ai maschi, è difficilissimo trovare una donna. A Sant'Arpino avevamo solo Madre Teresa di Calcutta, insomma, e quindi noi abbiamo recuperato in questo senso, come abbiamo fatto in modo quindi che la toponomastica divenisse anche il luogo poi della memoria sant'arpinese, dedicando molte strade dei personaggi locali nostri e personaggi anche delle favole dell'Ane, come Marcus, da cui nasce Pulcinella. Adesso con Ezio Bosso, diciamo, abbiamo fatto in modo che abbiamo vissuto una serata indimenticabile. È stato un momento di altissima spiritualità anche che abbiamo vissuto con il maestro Bosso, che ha trasmesso un'emozione enorme a quella sala. Noi abbiamo sentito proprio il palpito forte che stava nei nostri cuori, e quando poi Ezio Bosso è morto, tutta Sant'Arpino è rimasta male, veramente siamo rimasti malissimi, perché aveva lasciato un segno indelebile. Quindi abbiamo pensato proprio di dedicare a lui uno spazio, che aveva uno spazio particolare, uno spazio, come dire, mi sia consigliato questo termine, uno spazio disabile, nel senso che era uno spazio che non era utilizzato, era abbandonato, era uno spazio che era quasi diventato una discarica. Noi l'abbiamo recuperato e quindi è diventato adesso uno spazio vuoto, è diventato uno spazio pieno con queste giostrine, e quindi dedicato proprio a Ezio Bosso, che ha lavorato tantissimo in questo settore. E poi l'abbiamo legato a Pulcini e alla Mente, perché noi siamo orgogliosi di essere la patria del teatro in Italia attraverso le Atellane, e siamo orgogliosi di una manifestazione nazionale come Pulcini e alla Mente, che ci porta il teatro scuola in Italia, tutte esperienze italiane a Sant'Arpino. E quindi dedicandolo a Ezio Bosso indirettamente abbiamo già dato un ruolo importante a questa manifestazione, che è Pulcinella Menti. Abbiamo fatto in modo che venisse poi ricordata anche la storia di Sant'Arpino attraverso questa serata indimenticabile. Quindi ecco che l'amministratore diventa veramente politico, e quindi in quel momento tu dimentichi per un attimo questo triste, brutto e difficile ruolo di essere amministratore, e quindi voli un attimo più in alto, e quindi, diciamo, si vola nel campo della politica, perché dai un indirizzo alla tua città, fai in modo che anche le generazioni future, attraverso i nomi delle strade, possano riappropriarsi della storia del paese e anche di un significato che la politica e quell'amministrazione comunale ha voluto dare in quel momento attraverso la toponomastica all'azione politica che l'amministrazione comunale sta compiendo. Cioè, dedicarla a Ezio Bosso significa avere un'attenzione per la cultura, avere un'attenzione per la musica, avere un'attenzione per la disabilità, cioè ha un significato politico con la P maiuscola, con la dedicare le strade a tutte le donne italiane, a Rita Levi Montalcini, a Grazia. C'è un problema con il collegamento. Speriamo che ripristini presto il sindaco il collegamento. Intanto, non so se c'è. Vabbè, intanto consentitemi quindi nel frattempo. Ah, ecco.
Peppe non si vede però. C'è un problema con la telecamera? Non lo so, no, io ti vedo ma non ti Vabbè. Sento. Intanto puoi concludere il tuo intervento perché... Sì, mi senti adesso? Sì, si sente ma non si vede, però puoi concludere, si Vabbè, sente. Ho concluso dicendo, cioè, volevo dire questo, che da amministratore e quindi diciamo da persona che deve governare un territorio diventa effettivamente politico attraverso la toponomastica, e ho raccontato questa esperienza di Sant'Antonio con questa toponomastica particolare su cui ci siamo molto soffermati. Ok, sindaco. Sì, no, grazie, molto chiaro il tuo messaggio, effettivamente una scelta politica, perché appunto si compie una scelta che è frutto poi di, come dire, di un sentire, di un vissuto, di una cultura, e quindi da questo punto di vista queste scelte di nomi vanno anche sicuramente inquadrate in questo contesto. Io veramente questa, come primo appuntamento di questo percorso, io direi, cioè dico che è venuto fuori tanto quello che noi volevamo, no? Volevamo. Mi senti? Sindaco, dimmi. Sì, ora ti mettiamo avanti. Diciamo, secondo se sì, 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 sì. Messaggio, però ho concluso io questo. Perfetto. Allora stavo cercando di tirare un po'. Stavo cercando un po' di tirare le somme, sindaco, dopo il tuo intervento che è stato molto chiaro, dicevo, è molto. La scelta, la politica, mi è piaciuto molto questo concetto, e consentimi di aggiungere un nome ai tanti che hai citato delle scelte dell'epoca. Un altro nome bello, significativo, molto forte fu quello di Franco Carmelo Greco, che Sant'Arpino è una delle poche comunità ad avere una strada intestata a Franco Carmelo Greco, grande studioso, grande uomo di cultura, docente università, ma perché ci consente anche di collegarci all'esperienza di Pulcinella Mente. Franco, che stava compiendo un lavoro importante su questo territorio, su Atella, la maschera atellana e così via, con lui incominciamo a progettare Pulcinella Mente, incominciavamo a parlare di un progetto, di una possibilità di riscatto di questo territorio, e anche sulla scorta di quelle chiacchierate dell'epoca che ricorderai benissimo, del bellissimo convegno che tenemmo, e anche sulla scorta di quell'esperienza si incominciò poi a maturare l'idea di Pulcinella Mente. E tu, sempre da sindaco, volesti che l'amministrazione dedicasse una strada a Franco Carmelo Greco, e resta veramente resta un'esperienza anche quella molto bella. E a proposito poi della maschera di Pulcinella che diceva Nino Daniele, Nino, noi ci auguriamo che quanto prima si possa riprendere quella tua bellissima iniziativa che condividevi con tanti altri, quella di Pulcinella, maschera patrimonio dell'umanità, maschera riconoscimento dell'UNESCO, con l'amico comune Lello Esposito, questa comunità con il sindaco in testa, il professor Scafoglio, che ne è stato Scafoglio, eravamo già pronti a dare un grosso contributo, poi ci fu l'inizio della pandemia, però ci ripromettiamo di riprendere quel bellissimo discorso. Io dicevo, sono usciti fuori tanti elementi, era quello che in qualche modo ci era il nostro proposito, perché questo percorso che vedrà diversi appuntamenti incentrati su Ezio Bosso, no, però si concluderà con l'inaugurazione della piazzetta, e non si poteva inaugurare con questa riflessione, con il senso di questo gesto, e devo dire la scelta dei relatori è stata quanto mai felice, perché veramente viene fuori qualche cosa di veramente molto bello e interessante, e di questo vi ringraziamo. Nel contempo ci sono tanti messaggi che ci sono arrivati, alcuni sul web, purtroppo non posso dire, dobbiamo concludere, però c'è il mondo dell'Ordine degli Architetti con Giancarlo Pignataro che pone delle riflessioni, c'è, come dicevo, Imma Pezzullo e Franco Montanari di Studio Tellani, c'è la Proloco, c'è Lucia Ranucci che ringraziamo sempre con grande affetto, insomma ci sono in tanti. Mi è arrivato in questo momento sul cellulare anche un messaggio di complimenti per la riflessione di Francesco Giorgino, amico, anche lui molto amico nostro di questa comunità, per cui veramente possiamo dire che l'obiettivo, come dire,
siamo partiti bene e chi parte bene parte sotto i buoni, siamo partiti sotto i buoni auspici, per cui ciò lascia immaginare che gli altri appuntamenti, che mi permetto solo di citare il prossimo, poi c'è la locandina, ci sono i vari canali, avranno il riscontro che vogliamo, che ci eravamo in qualche modo prefissati. Allora, noi veramente concludiamo domenica prossima il secondo appuntamento, poi c'è anche qualche fuori programma che sarà annunciato tra qualche giorno. Domenica prossima c'è il concerto, grazie Claudio, concerto dedicato a Claudio Abbado, uno dei concerti fortemente voluti da Ezio Bosso, infatti è diretto questo concerto, è diretto da Ezio Bosso, c'è stata la concessione, la gentile concessione di Rai 5 per mandare in onda questo concerto, ci saranno diverse testimonianze, tra cui, consentitemi di ricordare, quella di Alessandra Abbado, che è la figlia del grande maestro e che, come dicevo all'inizio, è la presidente dell'associazione Mozart 14. Per cui torneremo su questo canale domenica prossima alle ore 17.30. Concludiamo quindi questa bella serata. Un ringraziamento veramente sentito di nuovo all'amministrazione per la scelta, al sindaco, al consigliere e a Lorenzo Fiorito per la, come dire, per la collaborazione di grande qualità, per l'affetto che ci riserva e mi riserva, bontà sua, e un abbraccio veramente di grande affetto, di profondo affetto a Gianni Cerchia e a Nino Daniele per questa generosa disponibilità, e ci ripromettiamo ovviamente con voi di rivederci in presenza quando questo maledetto momento sarà passato. Un grazie, abbraccio, buona serata a tutti. Buona serata. Grazie Pidio, buona serata a tutti. Buonasera. Ciao. Buonasera.